Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia per Per Lavatiero. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Per Lavatiero. Una delle concorrenti più in vista di questa edizione del Grande Fratello, ha vissuto momenti di particolare difficoltà nelle ultime ore. La giovane, sentendosi sopraffatta, ha cercato un momento di solitudine in piscina, un luogo in cui ha sperato di trovare un po' di tranquillità. Tuttavia, non è riuscita a nascondere il suo stato d'animo, tanto che le lacrime hanno iniziato a scorrere, seppure celate sotto una coperta. La situazione non è sfuggita agli altri concorrenti. Sergio e Greta, notando che qualcosa non andava, hanno cercato di comprendere cosa stesse succedendo. È stata Letizia Pretis, però, ad avvicinarsi a Perla per offrirle sostegno e conforto. Nel loro dialogo, Letizia ha esortato Perla a fare chiarezza tra i suoi pensieri e sentimenti, evidenziando come le emozioni contrastanti che sta vivendo siano del tutto normali date le circostanze. Rivolgendosi poi a Sergio e Greta ha spiegato: «Questo è un momento difficile. Purtroppo Perla è stanca. È stato un momento di debolezza. Speriamo si riprenda presto». Letizia ha proseguito il suo discorso incoraggiando Perla a concentrarsi maggiormente su se stessa, ricordandole che la vita le appartiene e che è importante prenderne le redini. Questo momento di condivisione e supporto ha offerto a Perla una prospettiva differente sulla sua esperienza all'interno della casa. Resta ora da vedere come Per Lavatiero deciderà di procedere nel suo percorso all'interno del Grande Fratello, e se riuscirà a trovare un equilibrio tra le sfide del gioco e il suo benessere personale. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.